Accidenti, non è possibile. Ah, qui non abbiamo controllato. Aspettate, no, no, qui non potete. Non mi fa ridere, togliti subito. Ho detto di no. Signorina, non complichi di più la situazione. Senta, qui c'è una signora malata e non si può entrare, che le piaccia o no. Mi sembra che non si sente più niente. Che ne pensi? Che facciamo adesso? Ispettore, facciamola finita con questa cretinata. Vorrei parlare con il suo rappresentante legale per vedere se possiamo risolvere la questione in un altro modo. Ma che cosa dice? Quale avvocato? I miei rappresentanti legali sono i signori in uniforme. Scusate tanto, signori, ma non possiamo stare qui tutto il giorno. Andiamo. Permesso, permesso. Forza, per favore, mi lasci passare. Ma è malata. E adesso? Oh no, speriamo che non ci trovi. Che mal di testa che ho. Che ne sarà della mia autostima se mi trovano qui, chiuso in bagno con una ragazza? Chi sono questi signori? Stai tranquilla. Guardate, poverina, ma non vedete che sta male, signora? Che cosa tocchi tu? Spostati, lascia stare la nonna. Mammina, stai bene? Puoi parlare? Dimmi qualcosa, dai, mamma. Non ditemi che la nonna è guarita. Ispettore! Ispettore, mia nonna non ha commesso nessun delitto! Delfina, stai tranquilla. Adesso è contenta, signora. Florenzi aveva ragione. Sì, come sempre, come tutti i santi Jean. Chiudi quella boccaccia, amore mio. Qui c'è un'altra porta, mi segue, ispettore. Questa donna è un vero tormento. Anche dentro al gabinetto vuole andare a controllare. Ma tu non puoi fare niente. Ispettore, arresti il signor Fritzenwalder per sequestro di una minore. No, 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 no. Non vi azzardate a toccare mio fratello. Sono in arrivo su Boeing.